Un saluto dalla redazione dell'Eco Vicentino, queste sono alcune delle principali notizie di oggi, bentornati. Vicenza, la base della marijuana era in strada Marosticana, trovati oltre 3 kg di droga, arrestata una donna. La maxi operazione svolta dalla Guardia di Finanza con l'aiuto della polizia, dell'elicottero e dei cani antidroga ha portato al sequestro di 3,3 kg di marijuana che la donna stava confezionando, trovati contanti e passati al setaccio altri edifici. Altavilla Vicentina, fiamme, esplosioni, magazzino collassato alla ex INP, pompieri all'opera, una quarantina di vigili del fuoco arrivati da Vicenza, Arzignano, Lonigo, Thiene, Verona e Rovigo. Dopo 3 ore sono riusciti a circoscrivere l'incendio, riuscendo a contenere le fiamme ad una porzione di capannone di oltre 4.000 metri quadri. Il magazzino di prodotto non finito, interessata dal rogo, è collassata, tra cui diversi silos vuoti. Salvaguardato dalle fiamme delle squadre dei vigili del fuoco un silos di acido d'ipoclorito di sodio. Ancora sull'incendio, si parla della qualità dell'aria. Già questa mattina, spiega ARPAV in una nota, la situazione della qualità dell'aria era rientrata nella normalità. Critica risultata la gestione delle acque di svenimento che sono finite nella rete idrica superficiale a causa della indisponibilità di stoccaggio delle vasche esistenti. E per quanto riguarda il rogo ex INP, arriva la solidarietà, lavoratori e proprietà. Il violento rogo alla ex INP, ora MG Detergents, storica azienda di imballaggio e riempimento materie plastiche, lascia senza lavoro più di 70 dipendenti. Al momento in cui è scoppiato l'incendio, fortunatamente nessuno era presente in azienda. Caldogno, blitz contro lo spaccio di cocaina, è scattato il 2 maggio alle prime luci dell'alba a Vicenza, a Schio, Thiene e Caldogno, un blitz dei carabinieri che ha portato all'arresto di 5 persone con l'accusa di spaccio di cocaina a Vicenza e provincia. Innesto SPV A4 aperto dalle 8 di sabato, Zaia si chiude il cantiere più grande d'Italia. Stamattina la cerimonia alla presenza dei sindaci del territorio e di altre autorità conformici per il taglio del nastro affidate al presidente Luca Zaia. Con questo tassello il tracciato di 94 km dalla connessione è completo, ad eccezione delle opere complementari esterne in attesa dell'apertura del nuovo svincolo di Montecchio Maggiore. In arrivo i nuovi contenitori per l'olio esausto da conferire in bottiglia, ecco alcune istruzioni. La novità operativa interessa un bacino di 26 comuni vicentini e circa 150.000 utenti di AVA Alto Vicentino Ambiente. In corso nei prossimi giorni l'installazione di 64 nuovi bidoni gialli destinati a raccogliere gli oli di scarto da frittura e vasetti, scatolette di alimentari. Non tutti sanno che possono essere recuperati e trasformati in biocarburanti. Previsioni 3-5 maggio, la bassa pressione che ha portato il maltempo sul Vicentino tende a spostarsi verso Francia e Inghilterra. Il tempo migliorerà, ci sarà ancora spazio per residua instabilità che caratterizzerà anche l'inizio della prossima settimana. L'Eco Nazionale, guerra a Gaza, proteste in università USA, Biden rompe il silenzio e dice no alla violenza. In una dichiarazione televisiva dalla Casa Bianca, Joe Biden rompe il silenzio, interviene sulle proteste in corso in decine di università americane contro la guerra a Gaza, che hanno portato a interventi di sgombero da parte della polizia, come è successo a Los Angeles e a New York. Omicidio Regeni, uno degli 007 egiziani a processo, era presente durante le indagini. Nuova udienza a Roma nell'ambito del processo sull'omicidio di Regeni. Davanti alla prima corte d'assise si sono susseguite le testimonianze degli investigatori dello SCO e della ROS.
Sport, Europa League e Conference. Pari Dea, vittoria viola, crollo Roma. Una vittoria, un pareggio, una sconfitta. Questo è il bilancio delle tre squadre italiane impegnate nelle semifinali di andata di Europa League e Conference. A Napoli scontri tra polizia e manifestanti contro la presenza del generale Vannacci. Scontri ieri pomeriggio a Napoli, le forze dell'ordine in assetto antisommossa di una trentina di giovani che protestavano per la presenza in città del generale Vannacci, candidato alle europee con la Lega, e in città veniva per presentare il libro Il coraggio vince. È tutto, grazie dell'attenzione.